La Fata di Claudia, questo è il nome dell'associazione che si occupa della lotta ai disturbi del comportamento alimentare, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta a Nuoro. A presiedere il sodalizio Antonello Contini, che nei mesi scorsi aveva condotto una battaglia per permettere alla sorella, che soffre di problemi relativi al comportamento alimentare, di ottenere dalla ASL di Nuoro il via libera per continuare a curarsi in un centro specializzato della penisola, data la mancanza in Sardegna di strutture idonee. All'iniziativa sono intervenute Daniela Forma, consigliere regionale del PD, Valeria Romagna, assessore ai servizi alla persona del Comune di Nuoro, e Luisanna Polcu, referente dell'associazione Onda Rosa, che si occupa di assistere le donne vittime di violenze. Le Fate di Claudia nasce dall'esperienza maturata da persone colpite da questa forma di disturbi del comportamento alimentare o dei loro familiari, che conoscono le difficoltà di trovare risposte adeguate nelle strutture sanitarie pubbliche, specie in Sardegna. L'obiettivo dell'associazione è quello di diventare un punto di riferimento per le persone che si trovino ad affrontare questi problemi, creando una rete che consenta loro di trovare un supporto che le sostenga nel percorso di cura, ma anche che faccia emergere un fenomeno che spesso rimane sotto traccia perché non riconosciuto o sottovalutato. La Fate di Claudia intende impegnarsi anche sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione delle giovani generazioni sui disturbi del comportamento alimentare. Tra gli obiettivi è anche quello di creare in città un centro che si occupi di queste patologie che, se sottovalutate, possano portare gravi conseguenze fisiche e psicologiche nelle persone che ne soffrono.